Macchine per la zootecnia e fienagione Supertino. R170, la rotopressa camera variabile con il pregio di avere una sola cinghia senza giunzioni, unica nel suo genere. Pickup 2200, rotore per l'alimentazione del prodotto in camera, possibilità di regolare la compressione del nucleo della balla, la pressione e il diametro, maggiore compattezza delle balle, uniformità di avvolgimento del prodotto, facilità dello srotolamento balla, minori ingombri di stoccaggio. R170, cuore tenero o duro a scelta dell'operatore. Presse Big Beller Supertino, SR612 e SR712, versioni con precamera con canale di 120 di larghezza e altezza 58 e 70. Tutte le versioni Big Beller possono essere equipaggiate di H-tastatore balle portato, SR508, 608, 708, con larghezza canale da 80 e altezza 48, 58, 70. Supertino realizza macchine in base alle esigenze del cliente. Trovate tutta la gamma, i dati tecnici e i video dei nostri modelli sul sito www.supertino.it. Che vedete, amici cari, in termini di altezza è il secondo campanile della regione Veneto, secondo solo a quello di Piazza San Marco. Siamo nel comune di Breganze, in provincia di Vicenza, e diamo via ad una nuova avventura, un nuovo viaggio firmato Agrisapori, il piacere del buon gusto. Perché questa città, perché questa provincia? Perché ci occuperemo di un vino tipico di questo territorio, che è il Torcolato DOC proprio di Breganze. E allora conosceremo meglio i produttori, il vino e coloro che ci lavorano, ma non solo, perché conosceremo un altro grande prodotto, un formaggio tipico del Piemonte e della Lombardia, ma conosciuto, devo dire, in tutto il mondo. E capiremo perché c'è questo connubio in scena tra il Torcolato DOC di Breganze e il formaggio Gorgonzola. E allora rimanete con Agrisapori, perché inizia qui questo viaggio. Ma devo anche ricordare che anche questa puntata la potete rivedere su www.agrisapori.it. Benvenuti con noi, benvenuti a Breganze. Con me c'è Plinio Bonollo, che è il presidente del consorzio dei vini DOC di Breganze, dico bene? Esatto. Allora, innanzitutto hai un costume straordinario, ma ne parleremo dopo. Noi siamo qui per documentare, per portare nelle case di chi ci ascolta, un grande vino, il Torcolato DOC di Breganze. Quando dico Torcolato, di che vino parlo? Allora, parliamo di la base, è l'uva Vespaiola, che è un'uva autoctona, che si trova solamente nell'areale, diciamo, della DOC di Breganze. Quindi è un'uva bianca con una spiccata acidità che si presta sia ad essere vinificata come fermo, come spumante e anche con il punta di diamante, che è il nostro Torcolato. È un vino passito, quindi ha un appassimento in fruttaio e viene, diciamo, spremuto in questo periodo, quindi in gennaio. Ecco. Ecco, in questi giorni viviamo la prima, perciò un'anteprima vera e propria, ma poi la spiegheremo meglio. Perché lo chiamo Torcolato? Lo chiamiamo Torcolato perché intorcolato in dialetto veneto, quindi avvolto su dei fili di canapa, e dopo viene, diciamo, appeso, quindi un grappolo, poi su un giro un altro grappolo, e fino a che a ottenere proprio dei rossoli in dialetto, e dopo vengono appesi praticamente alle travi della soffitta e del granaio, che è la parte più asciutta, diciamo, dove della casa. Stiamo documentando la prima del Torcolato. Che cosa sta succedendo alle nostre spalle? Allora, alle nostre spalle voi vedete che stanno mettendo dentro, diciamo, i rossoli, quindi i grappoli di uva, che hanno circa perso un 70% della loro acqua, e quindi dopo verranno spremuti e si ha un succo molto ricco di zuccheri, ma anche di aromi, di profumi. Dopo, con la successiva fermentazione, si svilupperà i profumi fruttati, il profumo di miele e il profumo di frutta matura.
Tu hai una divisa, un costume, che cosa rappresenta? Questa è la divisa della Magnifica Fraglia del Torcolato, che è un'associazione confraternita che si promuove, che ha nel proprio statuto, diciamo, la promozione del Torcolato in tutti i punti, sia in Italia e anche all'estero. Ogni anno, questa è la 19ª edizione della prima, c'è un Vicentino DOC che viene, diciamo, innalzato con proprio il merito di essere un portatore. Esatto, noi ogni anno come Magnifica Fraglia del Torcolato mettiamo un nostro, diciamo, rappresentante che sia particolarmente, diciamo, evidenziato all'estero, e quest'anno è toccato al Zamperla, che è praticamente il re delle giostre, non a livello solamente vicentino, nazionale, ma a livello mondiale. Allora Prigno, io ti stringo la mano, ti ringrazio, è una manifestazione molto bella, Breganze non vuol dire solo Torcolato, sono tanti vini. Esatto, io vi aspetto e diciamo per le altre manifestazioni, quindi Aspargi e Torcolato, la Vespaiolona con il Bacchellà Torcolato e con i 15 vini della nostra DOC Breganze, buon divertimento. Grazie ancora, adesso noi andiamo per cantine perché andiamo a conoscere dal vivo gli uomini del Torcolato, ma poi ci sarà, come vi ho detto in apertura, una sorpresa con un grande formaggio, rimanete con noi. Ecco, è un po' basso. L'arco è basso perché effettivamente quando si entra si china la testa, che è un segno di riverenza, che è un segno di riverenza verso chi entra nella dispensa della casa. Di rispetto per il vino. Di rispetto proprio per il vino. Qui un po' di legno e poi insomma siamo in provincia di Vicenza, una sorpresina non ce la facciamo mancare. Beh, sicuramente questa è una cantina che si mangia e si beve. Abbiamo raggiunto Cabiasi e sono con Innocente Dalla Valle, naturalmente produttore di Torcolato e non solo, ma parliamo insomma di questo principe dei vini perché lo stiamo presentando nel nostro speciale. Innocente, la tua esperienza con il Torcolato, il tuo Torcolato, raccontiamolo. Beh, da sempre nella mia azienda anche i miei avi hanno sempre prodotto del Torcolato, del buon Torcolato. Questo vino dolce ottenuto appunto dall'appassimento dell'uva Vespaiola, quest'uva che da sempre esiste a Breganze. Io dico che il mio Torcolato è un vino ottenuto da un felice matrimonio tra quello che era la tradizione, quindi utilizzando gli appassimenti dei granai rivisti e risistemati in fruttai, e una buona enologia per ottenere un vino dolce importante che ci leghi molto a quello che sono i buoni vini della zona DOC di Breganze. Per quanto riguarda il Torcolato, voi come azienda quanti ettari lavorate? Beh, allora la realtà aziendale sono circa 12 ettari di vigneto interamente posizionati in collina, tutto in collina, non abbiamo niente, diciamo così, in zona pianeggiante. Per quanto riguarda la Vespaiola ne abbiamo circa 2,5 ettari, di cui una parte viene fatta per fare il Vespaiolo classico, vino da baccalà e da uova e asparagi, e una parte viene fatta una scelta vendemmiale per ottenere il dolce Torcolato. Qui abbiamo sia dei dolci che il formaggio, va bene per entrambe? Sicuramente il Torcolato è un vino che si abbina molto bene ai dolci di credenza, ai dolci della nonna, la cosiddetta zuppa col Torcolato, no? Prendi un biscotto, lo intingi nel bicchiere, non è il massimo dell'eleganza ma è il massimo della piacevolezza per quanto riguarda il palato e per quanto riguarda la nostra bocca. Sicuramente con dei bei formaggi, magari abbinato a delle marmellate, come vedete qua, questa è una marmellata d'uva e del formaggio, sicuramente ne fa un bel piatto e ne fa un peccato di gola che sicuramente vorrei invitare tutti a provare quello che si ha nella nostra degustazione. Completiamo in bellezza, ho detto Innocente Dalla Valle, Cabiasi, Torcolato, ma non solo, perché abbiamo altri vini.
Sicuramente abbiamo voluto legarci sempre di più a quello che è la nostra tradizione contadina, abbiamo voluto recuperare anche una varietà, vorrei dire storica, che è il groppello di Breganze, ed ovviamente è un vino che si può abbinare con dei piatti grassi, i bolliti, cioè quei piatti di stagione che sicuramente sono sempre importanti e particolari per le nostre famiglie. Però dimmi perché groppello, il nome. Ah, il groppello viene detto perché il suo grappolo è a forma di pigna, è un grappolo molto, molto serrato, molto chiuso, e allo stesso tempo tu quando vai ad assaggiarlo nel suo momento di affinamento, nel suo momento, vorrei dire, di lavorazione, ti ingroppa anche la lingua, proprio ti fa un groppo proprio dalla sua tannicità, ha un tannino, vorrei dire, molto molto deciso. Allora, Innocente Caro, un uomo che non è mai colpevole, no, ti faccio i complimenti, questa è una realtà storica, perché voi lavorate da 4 generazioni e non è poco, però naturalmente noi proseguiamo con la nostra avventura di questa puntata dedicata prevalentemente al Torcolato di Breganze. Rimanete con Agrisapori. Questa volta abbiamo raggiunto una grande realtà cooperativa, sono con Vittorio Santa Caterina, che è il presidente della Beato Bartolomeo. Ho detto realtà cooperativa con tanti soci. Sì, sì, sono circa 900 soci, una realtà cooperativa, diciamo, non grande come produzione per il Vicentino, ma è una realtà cooperativa che ha la forza, la voglia, la volontà e anche tutte le caratteristiche per emergere, soprattutto per quello che è la fase di produzione di vini di alta qualità. Ecco, realtà nata negli anni 50. Sì, è nata proprio nel 1950 da 4 comuni qua storici, che sono il comune di Breganze, Sarcedo, Fara e Mason. Circa 100 di soci hanno fondato questa cooperativa su questo terreno abbastanza in centro. Qua si è edificata questa cantina nel 1950. Ecco, fra tante botti più piccole, più grandi, alcune veramente immense, troviamo anche quelle del Torcolato. Mi spiego, anche una realtà grande come la vostra produce però il Torcolato di Breganze come vino, insomma, importantissimo per il suo discorso squisitamente commerciale. Ecco, il Torcolato per noi è il nostro fiore all'occhiello, diciamo, è il nostro cuore pulsante della, diciamo, della produzione enologica di Breganze. Il Torcolato è prodotto con il nostro, diciamo, vitigno autoctono, che è il Vespaiolo, che è il nostro vitigno che viene coltivato esclusivamente nella zona di Breganze. E proprio in questi giorni, praticamente con la prima del Torcolato, si ripete quella che è la tradizione storica. Praticamente si va nei granai, si staccano i picai intorcolati di uva vespaiola, la si porta nel torchio e viene torchiata e si produce questo nettare color d'oro che è il Torcolato. Ecco questo. Ecco, il Torcolato che raggiunge quali mercati? Perché io ho 2 dati veloci, circa 600 ettari per il Torcolato, 1 milione di bottiglie circa, ma dove vanno poi queste bottiglie? Beh, le bottiglie vanno soprattutto nel mercato nazionale e soprattutto per le persone, diciamo, che conoscono questa tipologia di tipo di vino, che è un vino, diciamo, da meditazione, un vino molto importante, un vino passito, e che è riuscito a avere, diciamo, questo lustro proprio per il fatto che si differenzia dai vari vini passiti, dal vin santo e così via, perché ha delle caratteristiche proprio specificatamente dovute alla varietà, perché l'uva vespaiola è un'uva, pur essendo molto dolce, ha dell'acidità abbastanza alta e si conserva molto bene. E nell'ambito della prima del Torcolato posso dire che ci ritroviamo anche con Angela Maculani, insomma, questo Torcolato che ritorna in scena, ritorna sotto i riflettori, continuiamo a parlarne per farlo conoscere sempre di più, ma siete voi produttori storici, perché è il vero, ecco, che dovete parlarne, insomma, so che sono sempre le stesse cose che diciamo, nel senso che Angela ha telecamere spedetto, ma diciamo sempre le stesse cose, però è la realtà, è un grandissimo prodotto della nostra bella Italia. Beh, diciamo che il Torcolato sicuramente è il prodotto più rappresentativo, quantomeno della nostra zona, della zona di Breganze.
siamo forse i produttori più conosciuti noi, anche se comunque non quelli storici, nel senso il Torcolato è comunque un vino storico di cui si parla già nel 1754. A noi Maculana, a mio padre in modo particolare, va forse il merito di averlo modernizzato, di aver preso alla fine degli anni 70 questo vino che era comunque scirupposo, ossidato, quasi imbevibile, diciamo, e sistemando nella tecnica produttiva, partendo dall'appassimento alla produzione, arrivando poi all'affinamento, renderlo quello che in realtà è il Torcolato di oggi, quindi un prodotto molto piacevole, un vino beverino, pur essendo molto complesso e ricco. È un prodotto che piace a tutti, mi spiego, uomini e donne, giovani e meno giovani. Sicuramente sì, il Torcolato piace un po' a tutti, è un vino un po' trasversale, ecco, come dicevi tu, giovani e meno giovani, uomini e donne. Anche se molte volte, e questo a me un po' dispiace, identificato, dicono sempre il vino dolce e il vino delle donne. In realtà il Torcolato va benissimo abbinato con un dolce, ma anche con i formaggi, per cui forse un alimento un po' più quasi maschile, oserei dire, no? Angela, onestamente parlando, un po' in tutte le regioni vengono prodotti dei vini passiti, dei vini insomma dolci, liquorosi, con le loro sfumature. Perché si differenzia il Torcolato, per esempio, da altre produzioni analoghe? Beh, giustamente in ogni regione è caratterizzata forse appunto dalla produzione di vino dolce, come giustamente dici tu. E il Torcolato si differenzia dagli altri innanzitutto per la varietà che viene utilizzata, che è l'uva vespaiola, che è tipica autoctona della nostra zona DOC, del nostro territorio, quindi non si trova in nessun'altra parte del mondo. Ed è proprio quest'uva vespaiola che gli dà questa acidità naturale molto piacevole, che va a bilanciare lo zucchero residuo. Se confrontato con altri vini dolci, e qui non voglio fare chiaramente nomi, però confrontandolo con altri vini dolci, molti risultano stucchevoli, risultano troppo dolci e quindi stancano un po' la bocca. L'acidità presente nel Torcolato, che appunto in questo caso è una cosa, cioè non dobbiamo pensare all'acidità di un limone, ma alla freschezza, alla sensazione di pulizia che rimane in bocca dopo averlo assaggiato, rende molto piacevole, quindi non stanca la bocca ma la prepara per un altro goccio di Torcolato. Voi quanto ne producete? Noi ne produciamo circa 30.000 bottiglie. È un bel numero, è un bel numero, sì, è un bel numero. Diciamo. Posso chiederti la tua esperienza con questo vino? Beh, io ho i ricordi di quando ero piccola, che c'era ancora la nonna con le sue amiche che appendeva l'uva in questa treccia, e quindi mi ricordo che da piccolina a settembre, nei pomeriggi dei primi giorni di scuola, andavo proprio ad aiutare la nonna e le sue amiche ad appenderlo. Poi chiaramente sono cresciuta io, le cose sono cambiate, però ecco, mi dà sempre soddisfazione, perché io mi viaggio circa 150 giorni all'anno perché mi occupo della parte commerciale, quindi promozionare i nostri prodotti, e amo sempre presentare il Torcolato perché è proprio un'unicità di Breganze, del nostro territorio, di cui sono molto fiera e orgogliosa. E mi piace sempre un po' sfidare quasi quando mi trovo davanti alla gente, perché molti dicono no, a me il vino dolce non piace, e io rispondo sempre: perché hai sempre assaggiato il vino dolce sbagliato. E raramente la gente mi dice questo non mi piace, ma molti dicono questo è veramente buono, ho cambiato la mia idea sui vini dolci. E queste sono le storie legate ai nostri grandi vini. Angela cara, io ti ringrazio, ci troveremo ancora in futuro naturalmente, invece per quanto ci riguarda con il nostro pubblico vi invito a rimanere con AgriSapori, perché ci trasferiamo, andiamo nella piazza centrale di Breganze per la grande festa della prima del Torcolato. La signora Franca Miotti è della strada invece del Torcolato DOC di Breganze. Allora, una DOC che è arrivata quando, Franca? È arrivata nel 69, è una delle prime DOC venete. È una DOC piccola perché è un'estensione molto piccola, però è una DOC con grande fermento. I 16 produttori della DOC fanno molte cose in comune, fanno questa grande festa del Torcolato, e a giugno c'è una seconda festa invece, che è la Vespaiolona, che viene fatta solitamente al solstizio d'estate durante la notte, in modo tale da dare la possibilità ai nostri visitatori di vedere le cantine, di assaggiare i vini, di divertirsi in compagnia. Ecco, abbiamo già parlato della Fraglia, abbiamo già parlato, diciamo, del personaggio DOC che è stato investito quest'anno come ambasciatore del Torcolato, però anche il concorso per le etichette è una novità. Sì, certo, è una novità, è già qualche anno che l'abbiamo indetto e vediamo che ogni anno aumentano le etichette che partecipano al concorso. Sul palcoscenico c'è il Torchio, dove andiamo a spremere, diciamo, l'uva che appartiene, siamo nel 14, appartiene all'ultima vendemmia 2013.
Sì, è la vendemmia 2013, l'uva naturalmente viene conferita in parte in proporzione da tutti i produttori che producono il torcolato, quindi un'uva della comunità, e con questo vino che ne esce poi verranno fatte delle bottiglie che verranno appunto vestite con l'etichetta che è stata premiata oggi, e fra 2 anni verranno mandate a casa a tutti i giornalisti che avranno scritto o fatto un articolo su questo vino. Ospite d'onore della prima del Torcolato, un grande formaggio italiano, il Gorgonzola. Sono con Renato Invernizzi, che è proprio il presidente del consorzio del formaggio Gorgonzola. Presidente, lascio lei la parola per menzionare ancora, se mai ce ne fosse bisogno, questo grande formaggio italiano. Sì, oggi siamo qui a sancire il gemellaggio del Gorgonzola con il Torcolato, connubio assolutamente favorevole, gradito, e che deve portare le eccellenze italiane nel mondo, questa è la nostra missione che andiamo sempre ad esercitare, di portare le specialità. L'Italia è piena di queste eccellenze e Gorgonzola e Torcolato ne sono due grandissimi attori. Quali sono le peculiarità che vanno ad associare però i due prodotti, Torcolato e Gorgonzola? Il Gorgonzola, come ben si sa, è un formaggio arborinato che il principale protagonista della sua caratteristica organolettica è il penicillium, cosa che ricade esattamente nell'uva passita del Torcolato, che è il penicillium è deputato a far cambiare, a far sviluppare gli aromi di questo vino molto particolare e appunto diverso dagli altri, che è una muffa, che è il penicillium. Vogliamo dare dei numeri invece del Gorgonzola sul mercato, cioè quanto se ne produce? Gorgonzola se ne produce con 4 milioni all'anno di forme in un territorio consortile che si estende da 10 province della Lombardia e 5 province del Piemonte. Novara ne è la capitale, eletta la capitale, e quindi il 30% della produzione viene esportata. Ecco, in quali paesi? Nel mondo. Tocchiamo un po' tutti i paesi. In tutto il mondo, lei in qualsiasi paese del mondo troverà del Gorgonzola, e poi le posso dire, troverà una pizza al Gorgonzola proprio nell'angolo più remoto del mondo, sicuramente la troverà. Facciamo una battuta folcloristica: perché devo amare, io lo amo, perché devo amare il Gorgonzola? Beh, il Gorgonzola è amato prima di tutto perché ce ne sono due tipi, quello piccante e quello dolce. Quello piccante si accomuna un po' a tutti gli arborinati europei, quindi dal carattere abbastanza deciso, ma proprio il Gorgonzola dolce è la chiave per tutte le porte, voglio dire, i consumatori, e trova sempre riscontro nei consumatori, perché questa sua caratteristica di cremosità e dolcezza lo rende un bleu sicuramente particolare. Presidente, io la ringrazio molto, ma ora vado a chiacchierare con due chef, perché per il pranzo importante della manifestazione alcuni piatti sono stati realizzati naturalmente utilizzando il Gorgonzola. Allora andiamo ad incontrare gli chef del momento. E a proposito dell'ospite d'onore di questa manifestazione, il formaggio Gorgonzola, io sono con Luca Corradino e Alex Frigerio del Natural Baby di Gozzano, perciò siamo sul lago d'Orta, dico bene, che sono gli chef che hanno preparato dei piatti dove naturalmente c'è anche come ingrediente il Gorgonzola, però non sta a me raccontarlo, ma a loro. Luca, che cosa avete preparato? Ma allora, abbiamo preparato come entrée un piatto che ho presentato a Tutto Food dell'anno scorso, che sarebbe un gnocco di riso nero, che è riso nero venere, tipico proprio delle nostre zone, zona del Novarese, bagnato praticamente nel torcolato e servito tipo sandwich, per stare un po' sull'inglese, con del gorgonzola dolce. Alex invece mi spiega il proseguimento. Che era un gnocco di patate che abbiamo preparato questa mattina, una patata ratta, e l'abbiamo fatto saltare con una salsa di zola dolce e leggermente un po' di panna, con un'aggiunta di radicchio tardivo sopra a crudo. E questi due piatti che i nostri due amici hanno preparato utilizzando il gorgonzola. Allora, torcolato, gorgonzola, posso avere il tuo pensiero? Beh, torcolato e gorgonzola sono due prodotti che utilizzano muffe. Sono praticamente è un connubio stupendo. Io, che collaboro ormai col consorzio Gorgonzola da anni, trovo che il gemellaggio sia proprio perfetto, per cui a noi non fa fatica a lavorare con un determinato tipo di prodotto, ma soprattutto appunto col torcolato di Breganze è un matrimonio perfetto. Sei d'accordo, Alex? Senz'altro. I love torcolato, I love gorgonzola.
Ignazio Farias è lo chef che invece ha preparato, in collaborazione con un gruppo di lavoro, gli altri piatti del pranzo. Allora, mi vuoi raccontare che cosa avete fatto? Allora, abbiamo fatto come antipasto una crostatina, sempre con la collaborazione con il gorgonzola e il vino di Breganze. Poi abbiamo fatto una seconda uscita, come secondo, una faraona, buona, con l'erbetta cotta, il tortino di patate, sempre un assieme, una trilogia, diciamo. E adesso che siamo alla testa dell'uscita di una pera al torcolato con la crema al mascarpone e al gorgonzola. Hai un accento squisitamente iberico, spagnolo, tu sei? Italo-cileno, figlio di madre italiana e padre cileno. Come ti trovi qua? Benissimo, benissimo. Il torcolato ti piace? Madonna, e come? Prendiamo ancora la prima del torcolato di Breganze, l'evento che ci ha regalato l'emozione della primissima spremitura delle uve passite. Rimaniamo in terra veneta, spostandoci solo di pochi chilometri, dalla provincia di Vicenza alla città di Verona e più precisamente presso il quartiere fieristico di Verona Fiere. Ormai infatti possiamo dire che tra poche ore ci sarà il via definitivo della 111esima edizione di Fiera Agricola, manifestazione internazionale dedicata al comparto primario. Dal 6 al 9 febbraio 2014, una fiera che vanta ben 115 anni di storia e che quest'anno più che mai guarda l'internazionalizzazione. Fiera Agricola accompagna il mondo agricolo in un percorso di crescita e di confronto diretto con le istituzioni e allo stesso tempo è anche un grande show, una vetrina dinamica dove i visitatori potranno trovare le novità in tutti i segmenti che caratterizzano il mondo del primario. Da sempre Fiera Agricola si rivolge in maniera trasversale al mondo agricolo, è un appuntamento atteso e costituisce non soltanto l'evento storico per eccellenza, ma rappresenta una finestra sul futuro dell'agricoltura, sempre più multifunzionale, tecnologica, inserita in un panorama di iniziative dedicate all'agroalimentare Made in Italy. Un appuntamento internazionale di riferimento per il settore che ospiterà per l'edizione di quest'anno delegazioni estere di Bias provenienti dai principali paesi europei, ma anche da paesi come Russia, Ucraina, Iran, Marocco, Cina e Sud America. Un'altra scommessa di Fiera Agricola è quella di ampliare l'offerta espositiva, rispondendo alle richieste pervenute dai visitatori. Dal 6 al 9 febbraio due interi padiglioni saranno dedicati a vigneto e frutteto, con un'area forum, uno spazio con trattrici e macchine specializzate per due settori caratteristici dell'agricoltura italiana. Accanto alle nuove tecnologie high-tech, come le app dedicate all'agricoltura, o a specifici prodotti per smartphone e tablet, ultima frontiera in ausilio a sistemi di guida satellitare, o di geoposizionamento, un'elevata attenzione sarà assicurata alle colture protette, in serra, ai sistemi idroponici. Le grandi case della meccanizzazione agricola, il 13° European Open Arms and Dairy Show dedicato alla razza frisona e la 46esima mostra nazionale della razza bruna, i bufalini, gli avicoli, gli ovini e i caprini. Fiera Agricola viaggia sui binari dell'energia pulita con le formule più innovative dell'impresa, le agroforniture, i convegni e i seminari tematici. Un appuntamento importante per il mondo agricolo dal 6 al 9 febbraio 2014 a Verona Fiere. Le nostre telecamere saranno presenti. Si completa anche questa avventura, questo viaggio, questa puntata di AgriSapori, puntata che potete rivedere, amici cari, su www.agrisapori.it. Grazie alla nostra redazione, alla regia di Tony Gavazza, è arrivato il momento di dare la linea a Roma per l'informazione del sistema camerale italiano. Fabrizio Salce vi aspetta per i prossimi viaggi. Ha tenuto l'industria turistica nel 2013, ma solo grazie agli alberghi, soprattutto quelli a 4 e a 5 stelle. È la fotografia scattata al settore dall'osservatorio Union Camere Isnart, secondo il quale il tasso di occupazione delle strutture ricettive è aumentato di quasi il 2%, una voltata messa a segno solamente da giugno in poi, dopo un primo semestre di perdite nette, tanto che il saldo di fine anno è identico al 2012. A fronte di cali registrati in villaggi turistici, rifugi, ostelli e agriturismi, gli alberghi invece hanno recuperato il 3,5% rispetto all'anno precedente, con un saldo del 47,5%. Ad avere la meglio sono state le categorie superiori, con tassi medi di vendita di oltre il 58% nei 5 stelle e del 55% nei 4 stelle.
Saranno Lombardia, Emilia-Romagna e Piemonte a guidare la ripresa nel 2014 grazie alla loro spiccata propensione all'export. A prevederlo sono Unioncamere e Prometeia, visto che sarà la domanda estera a guidare la crescita del paese prevista dello 0,7%. Il Mezzogiorno, al contrario, essendo caratterizzato da una bassa apertura nei mercati internazionali, dovrebbe restare penalizzato. E su queste prospettive i divari territoriali tenderanno ad ampliarsi, portando il prodotto interno lordo pro capite delle regioni del sud a ridursi a poco più della metà di quello delle più ricche del nord-ovest. Per far sì che anche il Mezzogiorno torni a crescere, secondo il presidente Dardanello, occorre sostenere le tante piccole e medie imprese che avrebbero tutte le carte in regola per internazionalizzarsi, ma ancora non hanno avuto l'opportunità di farlo. Supertino, macchine per la fine giovane e zootecnia, presenta la gamma dei carri trincia miscelatori verticali semoventi, come la serie Star Mix, carri a due coclee con capacità a partire da 12 metri cubi. Le coclee convergenti e sincronizzate permettono di ottenere una miscela più omogenea e assicurano lo scarico completo del prodotto. Il riduttore coclee non necessita di manutenzione straordinaria. Supertino impagliatrici distributrici, il massimo della qualità, una vasta scelta di modelli per tutte le esigenze. Trasmissione a catena con tensione automatica, trasmette il 100% della potenza. Rinvio angolare per trasmissione a rotore. Rotore polivalente con diametro 680 e 80 coltelli. Ideale per la distribuzione di paglia, fieno mai sfasciato. Supertino Zootecnia e anche carri sfandiletame, robusti, originali, semplici. Supertino realizza macchine specifiche in base alle esigenze del cliente. Macchine per la zootecnia e fienagione Supertino. Trovate tutta la gamma, i dati tecnici e i video dei nostri modelli sul sito www.supertino.it.